sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci vediamo del tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore. Amo mio dolce ed unico amore. Chi si propone? Dovrebbe aggiungere qualche cosa? Sì, prego, prego. No, volevo salutare Lucia, aspettando che... Dopo che avete... Dovrebbe aggiungere qualcosa alla discussione, non mi dato io. Sì, prego, prego. Se posso, sono onorato. Tutti quanti siete onorati. Ha consentito la signora? Venga qua. Vogliamo ricordare il generale Rinaldi, eh? Ciro Rinaldi. Questa è la porta, non si chiama porta. Sì. Non vorrei schiacciare un uovo. A te. No, c'è stato un telefonino. Sì, lo so, abbiamo fatto tanti. Abbiamo fatto tanti. Però inizia più. No, no. No, sì. Pensi che io potere la sala per fare la mia mostra, cosa ho dovuto dire. Ma qua continua? No, Briglia. Vabbè, poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Scusami, perché vorrei far salire il signore.
E poi sentiamo, poi c'è una cosa, una sorpresa per te molto importante insieme a Rino. È fantastico, poi io dove metto gli occhi è bellissimo, ci sono cioè, diverse forme d'arte qua, abbiamo insomma sono splendide, poesia, fanno parte tutta la situazione di bellissimo, io qui il secondo premio bellissimo, il suo viso lo conosco, allora prego signore, scusa perché sennò dopo non posso parlare tutti grandi. Prima di tutto buonasera a tutti, io sono Quirino Ciambaruconi, mi sono sentito in dovere in questa circostanza di prendere parole, grazie a chi me lo ha permesso, per due argomenti fondamentali. La mamma, che per me è una cosa sacra e inviolabile e andrebbe onorata fino, anzi delle volte si inizia dopo la morte a onorare più una mamma che non da viva, abitualmente in questi periodi un po' caldi e strani. Ma la cosa interessante è, ecco, poter dire a una mamma che ha avuto il coraggio di scrivere un libro quanto sia importante per una mamma scendere alle radici, ricreare chiaramente un sentimento, spalmarlo laddove è possibile in tutta la società, non meno nell'ambito politico. Perché faccio questa precisazione? Perché presumo che se la politica fosse all'origine una mamma, come attutire i propri figli, lo dice anche la Costituzione, l'articolo 1 del testo 1 della legge pubblica sicurezza, e di conseguenza potremmo dare un valore aggiunto a questa politica assente da un punto di vista culturale, ma soprattutto radicale, perché una società che non ha radici, soprattutto da un punto di vista sentimentale, affettivo e materno, non esiste una società, esiste un mondo astratto travestito da donna e chi è travestito da uomo, ma le vere funzioni che dovrebbe avere una donna e un uomo sono quelle fondamentalmente nate da una radice, da valori possibilmente condivisi e congiunti a tutti i livelli. E vorrei poter fare un'ulteriore precisazione, siccome sono stato attratto da questa iniziativa grazie al dottor Rino che mi ha invitato, perché non sapevo di questa situazione. Grazie. Perché tra l'altro sto scrivendo anche un libro io, che stiamo ormai arrivati agli sgoccioli, è un libro fondato esclusivamente sul diritto reale, cioè immaginate voi che cosa sto creando dopo 40 anni di studio contro la burocrazia, che è un cancro da estirpare, che a momenti queste situazioni, no, io già ci ho provato, ci sto riuscendo alla grande, non le dica queste cose perché io sono io e non sono gli altri, mi perdoni questa precisazione, ma è così, deve essere così. Perché dico questo? Perché se non riusciamo a far rispettare i veri valori, le nostre radici, i nostri sentimenti, e laddove è possibile anche imporli nelle scuole, che sono totalmente assenti, il valore di una mamma per me non ha alcun valore, né sociale, né sentimentale, e tantomeno educativo e culturale. Per cui quando qualcuno parla di cultura e ne parliamo attraverso chiaramente un metodo diverso, perché il modo di far cultura deve nascere dalle radici, da un seme che l'uomo mediamente mette nell'interno di una donna e poi delle volte se l'abbandona anche, ma da quel seme se nasce una radice che è il presunto erede, ma il valore aggiunto sarà la mamma che se lo deve portare a compimento di una maggiore età con tutti i sacrifici annessi e connessi, e di conseguenza sono un po' commosso perché io mia mamma l'ho pensato. Avevo solo 37 anni e capisco sostanzialmente il valore e le radici che mio padre è riuscito chiaramente a trasmetterci, e non erano in trattativa i valori, certo. Non sono trattabili, perdonatemi. Senta. Di questa situazione, ma era giusto, mi sentivo in dovere di le dico che fare le... anche questa precisazione, grazie. Io le do la mia solidarietà. Mio padre fino a 70 anni, quanto ha vissuto, piangeva.
perché lui a 7 anni ha perso il padre e non sempre si dice che chi ha la mamma e il padre non serve, no, anche il papà è importante, ha un ruolo importante, lui ha sofferto. Ma io non ho detto il contrario. No, le dico questo. Ma il perciò, punto base perciò capisco la sua sofferenza. È la mamma perché vive molto tempo. Sì, però capisco la sua sofferenza perché io ho visto mio padre piangere. Ogni volta che parlava del padre, piangeva per il padre. Tanto è vero questa voglia è che chiaro che lei le lacrime non le può trovare chi non ha un valore dietro di sé. Ecco, e io ho la voglia di scrivere anche verso la mamma, dovrò fare un libro poi verso il padre, adesso sto facendo Super Napoli, Mamma Napoli, insomma, la cultura napoletana. Comunque io la ringrazio. Io le faccio i complimenti in assoluto, ecco. E spero che lei abbia il coraggio, non solo per quello che ha fatto, ma per quello che dovrà ancora fare, perché se queste sue memorie scritte non le divulga, io le consiglio di trapiantarle proprio nel, ma io eccole qua. Nel sentimento. Sono qui i miei amici. Ma sono poche. Bisogna aumentare il numero. Noi abbiamo un sito. Tramite i social. Lei è alla grande. Noi abbiamo. Io non ho il piacere di conoscere. Abbiamo un sito, se volete scrivere. Ho la mia massima disponibilità. Tutti? Abbiamo 40 milioni di persone. Se basta fare un piccolo gesto, 40 milioni di persone ci seguono. Quindi abbiamo anche una casa editrice, la Dila. Quindi non ci manca niente. Io sono orgogliosa, proprio anche a registrare, di Bruno Mancini e tutto lo staff e di tutti i componenti che sono qui, perché era una vita che lo dicevo anche a Milena, entra Milena, stai con noi, anche a Flora, al Libedart, al Messico. Sono io che insieme a Bruno Manforte abbiamo anche l'associazione Cantanti Lirici. Quindi che vogliamo di più? Noi siamo come la Fenice, risorgiamo. Possiamo organizzare anche un altro. Abbiamo Angela Broda, molto importante. Sì, sì, adesso ti farò anche se devono venire. Pare di sì. Allora, ho avuto già l'impegno. No, sto aspettando te. Volevo sapere da dove viene il signor Ciammarconi. Io sono di Sermoneta. Oh, che bello! Nato Sermoneta. Attualmente risiedo a Sermoneta. Ho creato questa associazione culturale composta da uno staff di alto prestigio professionale, ma soprattutto in positivo. Bravo, venga con noi. Non posso immaginare, alla mia età, dopo i miei studi, le mie sofferenze, non poter accarezzare la società. A momenti l'ostacolo anche giudiziario di penetrarla, anche da un punto di vista giuridico-legale, è una cosa allucinante. Lo sto difendendo. Ma io devo dare un applauso. Guarda, ragazzi, ci manca un tipo come lei, Romina. Posso dire una cosa? Il Signore mi ha commosso. Mi ha commosso in un modo profondo. E le dico direttamente, in un momento, sopra del Santo Repetito, che mi prenoto fin da adesso la presentazione del suo libro. Dunque lo vuole presentare. E noi faremo se lo volete leggere. Già al 90% io ho creato un sito. Ah, ecco. Sì, ma mi piace la carta. www.ildirittoreale.it. Il diritto reale? In che senso? In che senso il diritto reale? Reale.it. È una duplice interpretazione. Io ringrazio la domanda quasi provocatoria. È necessaria. Il diritto reale è fino a se stesso. Mi sto spostando. Non ti preoccupare. Mi hai disposto io. Questo grazie. È un bigliettino così mi. Perché ho la sedia che barcolla. Ecco, mi piace che sta con noi. Io l'ho definito reale perché in Italia purtroppo dal 46 si è creato un diritto. Prevalentemente, non so se lei faccia politica perché mi è sembrato. Per hobby faccio politica. Ma lei è avvocato, Lei mi ha provocato di fare. Bellissimo, complimenti. Le faccio una domanda allora, se lei esercita la professione? Così pare. No, è una domanda perché non voglio fare. Lei ha mai esercitato in diritto l'articolo 28 della Costituzione? Che sarebbe? Domanda. Domanda. Ha mai esercitato l'articolo 28 della Costituzione? Che sarebbe l'articolo? Ma io sto domandando che cosa recita l'articolo 28 e non lo conosco l'articolo 28. Sì, io sono benissimo il codice civile, la Costituzione mi sfugge, a parte l'articolo 1. Ma la Costituzione è un valore aggiunto perché il codice civile si attraverso la Costituzione. Chi dice l'articolo 28? Sulla responsabilità soggettiva. Cioè?
Io sono stato il primo in assoluto ad esercitarlo dentro il Tribunale di Latina. Leggiamo un po' questo articolo 28, che mi ha fatto venire la curiosità dell'articolo 28. Si vede che non se lo ricorda a memoria. No, lo ricordo molto bene, allora, ma vorrei che lei facesse un minimo sforzo. No, gli articoli o si sanno a memoria o non si sanno. Non leggerlo perché per cambia sapore. Per sommi capi, noi facciamo un bel discorso. Io ho dato la mia disponibilità. Leggiamo l'articolo 28 della Costituzione. Attenzione, un attimo di attenzione. Dove sta questo articolo 28? Scusate un attimo, articolo 28 della Costituzione italiana. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Perché io l'avrei dovuto esercitare? In qualità di che cosa? Funzionario, e non sono funzionario. Dipendente dello Stato non sono, dipendente è un ente pubblico e non sono neanche un ente pubblico. Forse non è l'articolo 28, forse è un altro. Pensavo che lei mi avesse capito bene. Sì, va bene. Io ho detto un'altra cosa. Se l'ho esercitato. In qualità di avvocato, ha mai esercitato l'articolo 28 nel riconoscimento di un diritto attraverso l'attività giudiziaria? Questa è la mia domanda. Cioè se ho mai lei capito. Lei mi ha capito male. Non avevo capito. Esercitato, io pensavo che magari fosse una prescrizione. Cosa? Posso confermare che mi ha capito male? Ma lo dico io, non lo deve confermare. Ho compreso male. Correttezza. Ho compreso male la sua domanda. È una questione proprio di correttezza. No, non. Scusate. In realtà. No, scusate, perché sennò dopo non riesco a